Salve, io sono Alec e spesso nei forum, nei gruppi Facebook, nei thread di Reddit, eccetera, si parla del JRPG vecchia scuola, quindi scontri a turni, incontri casuali, molto grinding, come di un genere vecchio che non è più adatto a questa generazione di videogiochi, videogiocatori e che, ancor peggio, non riesce più ad avere mordente nemmeno su quei videogiocatori che erano cresciuti con i videogiochi simbolo di questo genere. Quindi si pensi a Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy X, eccetera. Questa argomentazione, e lo dico da persona che ama il gioco di ruolo alla giapponese, è purtroppo vera. E il motivo è molto più semplice di quanto si potrebbe pensare. Non è che i giochi di ruolo alla giapponese di un certo tipo sono passati di moda, semplicemente sono videogiochi che ormai, per come si è evoluta la nostra vita, nel senso che noi siamo cresciuti, sono del tutto incompatibili. Un ragazzino che, tornando a casa da scuola, si metteva davanti alla PlayStation 2 e giocava a Final Fantasy X, avanzando giorno dopo giorno nella sferografia, è un'immagine che penso riesca a rievocare in molti di noi ricordi parecchio felici. Ma quell'immagine, o meglio, quella serie di immagini è parte di un passato che vedeva il tempo a nostra disposizione come quasi del tutto illimitato. Non c'erano preoccupazioni, non c'era il lavoro, non c'era lo studio. Erano assenti tutte quelle altre variabili che fanno la differenza tra la vita di un adulto e di un bambino. Inoltre, allora noi non avevamo internet, o meglio, molti di noi non sapevano nemmeno che cosa fosse la rete, il web. E al massimo il limite appunto di trasgressione che un giocatore poteva compiere era moddare la PS2 o la PS1 e acquistare il videogioco, appunto, tra virgolette, tarocco da terzi e giocarci gratuitamente. Ma a parte questo, non c'erano alternative. Questo è molto importante perché oggi, che siamo bambini o che siamo grandi, abbiamo tantissime alternative. Abbiamo indie gratuiti che possono tranquillamente reggere il confronto con giochi a pagamento. Abbiamo i freemium, abbiamo un mondo intero e davvero basta scrivere su un motore di ricerca per aprire il vaso di Pandora. Questo vaso allora non esisteva nemmeno nella nostra testa. Ora uniamo questa mancanza di libertà ad un'enormità dal punto di vista del tempo e abbiamo la motivazione per cui noi ci facevamo bastare un unico titolo e lo spremevamo fino al midollo. Oggi le cose sono cambiate davvero molto. È un videogioco che consuma molto tempo non per la storia e nemmeno per il gameplay da un punto di vista più tecnico, ma soltanto perché l'RNG ti costringe a combattere mostri casuali. Beh, questo è un grosso ostacolo. Perciò, in queste mie elucubrazioni, vorrei illustrare quelli che potrebbero essere dei modi per limitare il tempo letteralmente perso in attività che secondo me potrebbero essere parecchio limate nei JRPG di oggi e soprattutto di domani, per chiarire specialmente quanto non sia tanto il genere ad essere in declino, ma il modo in cui esso spesso viene affrontato, viene proposto. Partiamo quindi con gli incontri casuali. Questa meccanica secondo me è quella più semplice da ridurre all'osso, comunque da rendere meno snervante. Un modo molto interessante per ridimensionarla potrebbe essere legarla al livello dei personaggi. Vale a dire, se un personaggio è di livello 20, non andrà ad incontrare nemici di livello 15. Questo però porta ad una problematica, ossia se uno è di livello basso avrà sempre a che fare con degli incontri casuali. Che fare? Quindi si potrebbero inserire, come avviene ad esempio in Octopath Traveler, ma come in realtà faceva già Final Fantasy VIII in modo estremamente intelligente,
con Diablos, che si otteneva praticamente all'inizio del gioco, degli strumenti o delle abilità o quant'altro che riducano il tasso degli incontri casuali, l'encounter rate. Un'altra valida alternativa potrebbe essere il sempreverde mettere i mostri a schermo. Titoli come Persona 5 o Final Fantasy 13 sono ottimi esempi di questo connubio tra eliminazione dell'incontro casuale e gameplay che rimane molto fedele a quelle che sono le dinamiche RPG. Passiamo adesso al farming. Domanda: che cos'è il farming per chi potrebbe non sapere che cosa significa? Il farming è il ripetimento di una determinata azione, ad esempio eliminare X mostro per ottenere Y materiale. È farlo, rifarlo e rifarlo fino ad ottenere, ad esempio, 10 copie di questo materiale per forgiare un'arma, eccetera, eccetera. Esistono titoli come ad esempio i Monster Hunter che fanno del farming praticamente il nucleo del loro gameplay, della loro esperienza ludica. E questo è molto importante perché bisogna fare un distinguo. Il farming è a prescindere una perdita di tempo, è a prescindere un'attività quasi del tutto inutile al di fuori dell'ottenimento di un trofeo? Dipende molto dal gioco. Ora, fosse per me, il farming sarebbe ridotto all'osso se non nel caso in cui questo sia divertente. Perché ricordiamoci che un videogioco, prima di tutto, dovrebbe essere stimolante. E questo non significa che un gioco debba essere difficile, ma debba suscitare qualcosa. Ecco, il farming compulsivo alla Final Fantasy X, purtroppo, l'unica cosa che suscita è il pensiero di quanto si stia buttando il proprio tempo. Proprio perché non dà nulla, non c'è nessuna sfida nel ripetere mnemonicamente lo stesso combattimento per ottenere X sfere, per andare poi a battere i veri boss. Perché se un videogioco ti invoglia ad ascoltare un podcast per non sentire l'impellenza di fare altro, secondo me questo è un problema di game design. È un problema perché non c'è divertimento, appunto non c'è stimolo nel videogioco. Perciò io credo che il grinding debba sempre essere legato ad un qualcosa di nuovo, mai ad un qualcosa di meccanico. Facendo sempre l'esempio di un Monster Hunter, tu puoi affrontare il Tigrex, il Brachydios, il Nargacuga o qualunque altro mostro con il martello, lo spadone, la balestra, e in ognuno di questi combattimenti, anche con la stessa medesima arma, avere delle esperienze diverse. Pur avendo quella che è la missione di ottenere X materiali, quindi di ripetere quella che è l'eliminazione di quel mostro, si può comunque avere del brio in quell'attività tanto reiterata. Brio che è del tutto assente o quasi in un Final Fantasy X o anche in un Final Fantasy XII, dove ti limiti a farmare una catena. Questo secondo me andrebbe limato all'interno di un JRPG. Il concetto di quanto il tempo che un giocatore investe in un'attività monotona gli torna indietro, perché un Monster Hunter può farlo grazie alla sua dinamicità, ma un Final Fantasy X non può farlo, chiaramente. E sì, io capisco anche la controargomentazione, ma Alec, ma un Monster Hunter è ovvio che essendo action, dinamico e tutto, dia molta più soddisfazione rispetto a un Final Fantasy che per forza di cose diventa meccanico. Soprattutto se a turni e quindi alla fine devi semplicemente trovare la combinazione migliore di mosse per chiudere il combattimento nel minor numero di turni possibile. Sì, ma allora in questo caso riduci la quantità di farming necessario. Magari fai sì che il mostro invece di droppare una sfera ne droppi 20. In questo modo acceleri il tutto. È per questo che il per 4 in un Final Fantasy X è una manna dal cielo, perché va a snellire un quantitativo bulimico di ore che altrimenti sarebbero quasi del tutto buttate, soprattutto a una certa età, perché da piccoli non ci si dà peso a queste ore, ma quando si cresce hanno un valore e quindi viene anche normale pensare che un giocatore dica: ma se cosa c'è, io non gioco Final Fantasy 20 per dire a turni, gioco un altro titolo che in 20 ore è chiuso
ma quelle 20 ore sono sicuro che siano piene. Sono sicuro che in quelle 20 ore ci sia tutta l'esperienza possibile. È per questo, secondo me, che un JRPG dovrebbe rivalutare i suoi canoni basati su un'epoca in cui si poteva, come dissi all'inizio, spremere, sviscerare un titolo per far sì che sia sempre e assolutamente nuovo nelle emozioni che dà, anche quando queste sono frutto, sono scaturite da un'azione ripetuta, quale può essere il farming. È difficile, lo so, non è facile creare un battle system di questo tipo, non è facile riuscire a tenere sempre viva l'attenzione di un appassionato anche in simili circostanze, ma credo che il futuro di un certo genere sia per forza di cose legato ad un suo svecchiamento, che, per concludere, non significa assolutamente traslare l'RPG in action, perché alcuni dicono l'action RPG è il futuro perché è dinamico. No, Persona 5 potrebbe avere molto da ridire, veramente molto. Non è una questione di archetipo, è una questione di sostanza. E parliamone, perché se siete qui vuol dire che condividiamo un certo affetto per un certo genere e vorrei sentire la vostra riguardo, sia che siete d'accordo, sia che a maggior ragione non lo siate. Vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuti e ci vediamo al prossimo.